Tutti ragazzi, siamo qui oggi nel mio canale per il 14° episodio di The Last of Us. Ragazzi, è davvero epico questo gioco, davvero davvero tanto. È pieno di sentimentalismo e tutto, ragazzi. Benissimo, la connessione si è interrotta, va bene. Comunque, a parte questo, ragazzi, andiamo per di qua per illustrare tutta l'area, ragazzi, che sappiamo sempre come, anzi abbiamo imparato che è sempre meglio guardare tutte le parti, ragazzi, perché le cose importanti stanno sempre dove non guardi mai. Allora, non c'è niente. Perfetto. Perfetto. Fermo, Scendiamo, Callus. vediamo se. Che razza di nome è Callus, poi? Callus. Non è colpa mia se non hai chiesto il suo nome a Tommy. Callus. Callus, il nostro caro cavallo, il nostro Callus. Perfetto. A parte questo. Allora, andiamo avanti ragazzi e andiamo a esplorare questa città, insomma, almeno non siamo più in campagna, eccetera, dove c'è un casino di infetti e di tutto, almeno siamo in città, un posto più tranquillo, presumo, spero, insomma. Sinceramente preferisco i soldati, qua si può entrare, c'è una finestra rotta, vediamo un po'. Sinceramente preferisco Resto con Callus. i soldati Odio quel che... nome. Dai, perché lo odi Joel, dai? Stai indietro. Sinceramente preferisco i soldati che gli infetti. Comunque sì, andiamo avanti, Ok, qua si può nessuno di questi andare. edifici sembra uno specchio. Andiamo nella zona centrale. Da lì vedremo il resto del campus. Ok. Seguo te, Joel. Dimmi tu dove andare e io ci vado. Allora, sono felice già intanto ragazzi, partiamo già felici perché continuo a vedere che vi piace questa serie e sta piacendo anche a me, quindi no, non capisco perché non dovrei farla. Oh, c'è un garage. Prima di andare avanti preferirei andare un attimo dentro a dare un'occhiata ragazzi, che mi sembra interesting la cosa. Torno subito. Arrivo. Ah ragazzi, vi dico già che se continua così che dobbiamo esplorare ogni edificio, taglierò un po' e... Prendiamo qua intanto le cose. Taglierò un po', ragazzi, perché sennò diventa un po' troppo lungo in caso mi dilunghi su qualche edificio, magari vuoto, eccetera. Quindi, ragazzi, scusate se taglio un po' di parti, tanto comunque raccolgo e basta. Ve lo dico già, in caso. Allora, ce la potenziamo, che è meglio. E vediamo quante pillole, 90, ne mancano 10, ok. Altre pillole? Non potevi darmene 10. 5 me ne date. Me ne mancano 5 ragazzi, poi abbiamo la salute massima, che è utilissima, credo. Andiamo su per le scale, o giù, cos'è? Su o giù? Ma oh, cosa c'è qua? Granaggi, perfetto. Dopo andiamo sul tavolo a lavoro. Giù non c'è niente, una porta. Ok, apriamo. C'è qualcosa, un terrazzo. Bene, andiamo dentro. Qua c'è qualcosa. No, ma siamo anche fuori. Perfetto. Ok. Saliamo. Vediamo se c'è altro nel piano di sopra. Ci sono ancora scale. Madonna, quanto grande è. Apriamo. Oh, quanta roba qua. Qui c'era un posto di guardia. È un buon segno. No, non è un buon segno. Speriamo che non ci sia nessuno di cattivi, intendo. Ok, abbiamo tutto. Vediamo se c'è altro qua dentro. Ok, non c'è niente, perfetto. Saliamo, no, non si può salire. Ok, scendiamo. E vediamo cosa potenziarci, insomma, per la nostra. Vediamo un po'. Oh, cosa c'è qua? Oh, ragazzi, cosa abbiamo trovato? Un lanciafiamme. Grateful, ragazzi. Grateful. Soprattutto contro i Bloodline, i cacciatori, diciamo. È molto utile, però preferirei non tenermelo qua. Preferirei tenermi due fucili o magari un fucile e lanciafiamme. Adesso vediamo. Fucile, sì, è meglio. Lo uso di più, sinceramente. Poi lanciafiamme devo ancora capire come si usa. Preferisco tenerlo un po' là Ci in siamo. caso solo per emergenza. Allora,
Ne ho 63, vediamo un po' cosa fare. Magari ci potenziamo il lanciafiamme. Ma mi servono attrezzi. Ma sicuri che qui in giro non ci sono attrezzi? Sicuri, sicuri al 100%. Vabbè, ci potenziamo il lanciafiamme. La velocità di ricarica, che secondo me è interessante, perché qua non c'è tanto a fare. Ok, abbiamo altri. Ora sì che si ragiona. Quelli là restano, solo che preferirei tenerli là in caso trovo questa cassetta di attrezzi, perché mi sembra strano che non ci sia. Cioè, mi stupisco, pensavo di trovarla qua, ragazzi, però c'è niente. Vabbè, fa niente, ragazzi. Allora, saliamo. Cavallo. Su, forza. Scavalchiamo. È stato divertente. Cosa? Saltare. Ah, va bene, Ellie. Ok. Come vuoi, Ellie? No problem. Qua si può andare, non credo. Ok. Tanto non c'è niente. Bene. C'è incastrato. No, ok, si è sbloccato. No, si è incastrato. Ok, si è sbloccato. Andiamo su. Per di qua. Comincia a far freddo. È la stagione. Beh, quanto saranno? Autunno era arrivato da poco. Sarà quasi inverno, insomma. Quanti passi che ce ne siano? Di luce, intendo. Ci vuole una bella squadra per un'operazione così. Credi che ci saranno i miei coetanei? Non lo so. Qua c'è una strada, ragazzi, percorriamola e vediamo dove ci porta. Comunque sarà verso inverno, perché comunque le foglie vedo che cadono e siamo in autunno. Però visto che l'abbiamo passata da tanto, sarà inverno quasi. Qua dove si va? Andiamo dentro e vediamo. Oh, cosa c'è? Resta col cavallo, vado a controllare. Oh, cosa c'è? Sì, non voglio che scappi via. Ho paura, ragazzi. Porca vacca. 3, 6, 7. O 6. Forse non l'ho contato due volte. Meglio 6. Spero che siano 6. Che 7. Questo coso è stato sistemato alla buona. Allora, qua c'è un biglietto. Ok, pannello a muro. Ma questo qua non funziona, vero? È a secco. Che strano. Ma che strano, non avrei mai detto che bisognava andare da loro. La corrente. Non l'avrei mai detto, ragazzi. Mi sembra strano che li avessero messi là per niente. Allora, vediamo un po' dove sono. Allora, 3, 6. Ok, sono 6, meglio 6. E la c'è, vero? Sì, ok. A me mi sospettiscono più quelli là che si muovono, perché quelli là fermi possiamo agire in modo diverso. Oh cazzo, c'è qua 6. Mi sospettiscono più quelli là che si muovono, perché quelli là fermi possiamo giostrarcela in maniera diversa. Qua non c'è neanche qualcosa da lanciare, niente. Madonna, sugli altri livelli ce ne sono anche 8 di mattoni. Qua 0 proprio. Allora, cerchiamo di fare piano, ragazzi, e vediamo come agire. Però questa qua torna sempre indietro. Magari aspettiamo che venga fuori e dopo la strangoliamo. Ma se vai per di là, allora vengo dentro. Deciditi, insomma. Allora, magari stavolta è la volta buona che viene fuori, ragazzi. Aspettate. No. Ma vaffanculo, è rigirata per qua. Ma cammini lì dietro, scusa. Oh cazzo. Ok. Oh, oh, ma che sono ste robe? Vai via. Dai, vaffanculo. Occhio. Ah, sei l'ultimo, ok, ti prendo ammazzate. Splat, ragazzi, grandissimo. Nico Star 13. Sempre così, sempre così. Io e Joel ci capiamo al volo, ragazzi. Ci capiamo proprio al volo. Allora, vediamo un po'. Qua fuori non c'è proprio niente. Bene. Ma io non capisco, quella camminava all'indietro, non capisco il motivo. Qua c'è il generatore, però magari c'è qualcos'altro in giro.
Attiviamole, dopo guardiamo un po' in giro se c'è qualcosa. Dai. Perfetto. Ok, non arriva nessuno. Spero. Ok, non arriva nessuno. Allora, guardiamo un po' in giro se c'è qualcosa di interessante. Qua niente. Qua niente. Tiriamo fuori la pistola, la ricarichiamo in caso di sicurezza, ragazzi, che non si sa mai. Vediamo le altre stanze. Qua c'è qualcosa. Niente. Scale. Per scendere qua. 0 di 0. Perfetto. Insomma, perfetto. Forse è stato meglio anche così, perché vediamo di qua che c'è qualcosa, se c'è qualcosa. No, niente. Forse è stato meglio così, ragazzi, che magari attivavo il generatore. Oh, 5 pillole, ragazzi. Salute massima. Perfetto. Come non detto. Davvero? Grandissimo, scopriamo qualcosa di Ellie che vorrebbe fare l'astronauta. Interessante, magari se riusciamo a uscire vivi da qua potrei andarlo a farlo. Cosa avresti voluto fare? Beh, quando ero bambino volevo fare il cantante. Sì. Smettila. Sul serio. Canta qualcosa. No. Avanti, non rido. Non ci credo. Joel, per favore. Ok, ragazzi, per l'ostra un po' l'area qua in giro e appena ho finito ci ritroviamo, ragazzi, perché mi sembra un po' lunga la storia. Eccoci qua, ragazzi, ho perlustrato un po' in giro e sono dentro una casa e ho trovato un buco e adesso vorrei provare ad andare dentro. Quindi comunque non sono andato molto avanti, era una casa qua vicino, quindi ho fatto presto, ragazzi. Cazzo, tutti clicker? Ma stiamo scherzando, spero. Stiamo scherzando. Vi prego, ragazzi, ditemi che stiamo scherzando, perché se no qua è molto impegnativa la storia. Adesso come cavolo me l'aggiustro io qua? Come cavolo me l'aggiustro? Prendiamo una bottiglia già che è là. Andiamo via col fucile a pompa che non si sa mai. Cerchiamo di uccidere in silenzio quello che riusciamo a fare, poi tutto il resto pompa. Comunque, ragazzi, prima volevo dirvi che Joel e Ellie si cominciano sempre di più a avvicinare. Quanto è R.A. avvicinare? E si cominciano sempre più a avvicinare come padre e figlia. Si stanno volendo sempre più bene, ragazzi. E mi fa molto piacere questa cosa. Adesso se questo clicker vuole entrare, magari mi farebbe molto piacere. Perché come prima, cerchiamo di non fare come prima. Perché prima erano infetti, adesso un clicker. Preferirei... ho trovato anche pillole, adesso mi sono fatto quella roba là. Comunque non ho fatto nient'altro, ho trovato solo quelle due robe là. Non ci sono stati nessun combattimento. Accoltelliamo. Perfetto, vai, usa il coltello, perfetto. No, non c'è... munizioni per il lanciafiamme. Lo tiriamo fuori in caso per i clicker. Grazie di avermi ricordato, tu clicker. Lo ricarichiamo. Perfetto. Ok, siamo a posto, ragazzi. Aspettiamo che arrivi anche l'altro e dopo siamo a posto. Anzi, andiamo per di qua noi, perché quella mi sa che fa sempre il giro solito, dopo torna indietro. Ma sei già qua? Santa di quella madonna. E potevi anche stare un po' più là in qualche... Andiamo piano, ragazzi. E lo uccidiamo, sì. Ok, accoltelliamo. Comunque, ragazzi, mi scuso ancora del taglio. Spero che capiate che io vi cerco di tagliare meno parti possibile. Ho tagliato questa parte perché è stata noiosa. Ho perlustrato circa 3-4 edifici e 3 erano vuoti. E questo è il quarto, ho preso quelle robe che avete visto e basta. Non c'erano infetti né niente. Zero combattimenti, se no li avrei messi anche solo per qualcosa così. Uccidiamo anche questo clicker, tanto è fermo, facendo piano. Dai. Dai.
Ok. Ci abbiamo fatto anche con questo. Ce ne sono altri, vediamo quanti ce ne sono. Allora. 1, 2. Ok. Apriamo qua, c'è qualcosa? Sì, non c'è neanche il lanciafiamme ancora. Ma fanno bene a dare le forbici qua. Sapevano che io li accoltellavo tutti. Andiamo a prenderlo. Dai. Ok ragazzi. Ma quello là è un cacciatore? Cazzo. È un whistleblower là, un blower. Allora, cerca di non crearmi problemi perché ho le molotov, ho i coltelli, ho il fucile a pompa e ho il lanciafiamme per te. Ecco per chi è il lanciafiamme, per i clicker e per lui, soprattutto. Cerca di non creare problemi. Qua ci sono munizioni per l'arco, cioè frecce, ma non mi servono perché ce le ho al massimo. Allora, tu stai là e non creare problemi. Guarda che ti controllo. Qua c'è qualcosa che luccica, ma è solo una bottiglia. Bellissimo. Ecco, fa anche un po' schifo sta stanza. Andiamo piano, ragazzi. Non girarti. Vabbè, non avvertire il mio suono. Jolta, non fare rumore, guarda. Cerchiamo di andare via furtivamente, ragazzi. Senza avvertire nessuno. Vai. Cazzo, è bloccata, ma vaffanculo. No, non fare casino. Non fare casino, Joel. Non fare casino. Ok, ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Oh cazzo. Non entri, vero? Ok. Per fortuna, spero che non venga su. Spero davvero. Allora saliamo, vediamo se c'è qualcosa. Una porta, ok. Usciamo. Finalmente luce. Vuol dire che adesso spero si tolga la maschera. Ok. Vedo già che ci capiamo io e te. Qua c'è qualcosa. Una porta per uscire. Ok. Altri infetti, sto bene. Va bene, adesso arrivo. Do un attimo una controllatina in giro e adesso arrivo. Ci sono una stanza, entriamo, prendiamo un foglietto, ok, c'è altro, c'è un cassetto, vediamo se c'è qualcosa, niente, perfetto, 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 pillole, fanno sempre comodo ragazzi, altra porta, invece qua c'è un bagno, dall'altra parte c'è una doccia e un bagno, c'è un altro bagno. Qua c'è altro, magari un fumetto per Ellie, niente, zero, ok. Perché vedo che è una camera da ragazza, pensavo ci fosse un fumetto o qualcosa, niente. Qua, oh, molto bene direi. È stata proficua questa esplorazione extra. Vediamo qua se c'è qualcosa, zero, va bene, usciamo. Cosa cavolo è? Ok ragazzi, andiamo avanti. Comunque vedete che anche adesso sono, se le esplorazioni durano poco ve le metto, se durano un casino non ha neanche senso metterle. Perché non ho neanche preso niente. Comunque ragazzi, vi ringrazio ancora per tutto il supporto che mi date, lo so che lo ripeto in ogni video, ma ogni video mi date supporto. E qua c'è il generatore e qua c'è il filo. È staccato, perfetto. Come facciamo? Devo spingere il generatore qua, credo. Dopo ce l'attacca Joel, spero. Ok, sì. Sì, credo, proprio sì. Comunque spero ragazzi che continuate a seguirmi. Qualsiasi serie io faccia, perché siete i miei VIPs e io continuerò a volervi bene dal primo all'ultimo. E allora ragazzi, vi ringrazio di tutto quello che fate per me, dai like, dai commenti, dagli iscritti, dalle visualizzazioni, tutto quello che fate per me ragazzi. Abbiamo il ketchup. Ok, funziona. Ok, funziona. Dai, passa.
Ok, saliamo a cavallo, ragazzi. Credi che i Tri-Flicker fossero luce? No. No, non credo. Ok, prendiamo qua l'alcol. Vicino al laboratorio. E di là c'è qualcos'altro. Difesa, forse loro fanno lo stesso. Facciamo il giro. Sì, lo vedo. Forbici, perfetto. Ok. Allora, vediamo un po'. Qua non si può passare. Vediamo qua se c'è un'altra entrata, credo di sì. Ok. Andiamo avanti. C'è qualcosa qua? Niente. Un accampamento. Andiamo. Bello. Niente guardie. Niente di niente. Sì. Ok. Mi aspettavo di vedere qualcuno. Entriamo. Va bene. Qua vedo già qualcosa, quindi prendiamo. Ho visto tante tende, quindi speriamo che ci sia qualcosa per ogni tenda. Che basta anche solo 5 pillole ogni tenda, saranno 6 per 5, 30. Ce ne sono un po'. Qua c'è qualcosa. Ok, un ashraf, molto comodo. Entrato in questi posti. Cosa, un'università? Già. No, non da studente almeno. Perché no? Ero molto giovane quando ho avuto Sara. Sei stato sposato? Per un po'. Cos'è successo? Ok. Troppo. Troppo. Dai, Ellie, non continuare. Fai 2-3 domande, ma non continuare se magari lui rompe, Ellie. Cioè, vabbè, prendiamo tutti sti ingranaggi e continuerò. Cioè, non è un casino, ragazzi. Spero di trovare un tavolo a lavoro per rifornirmi, ragazzi, e fare un po' di magheggi, insomma. Quando si può passare, prendiamo il cavallo. Dove sei, Ellie? Tirati indietro. Ok. Dai, tirati indietro, Ellie. Scavalchiamo. Qua c'è un'altra. Ma scusa, non si passava da lì là? Non lo so, neanche guardato sinceramente, ma non credo di esserci stato. Forse sì. No. Non mi sembra. Infatti. Allora, guardiamo prima sulla prima, vediamo se c'è qualcosa, ragazzi. Zero. Perfetto. Sulla seconda c'è qualcosa, già visto. Ingranaggi, perfetto. Ingranaggi e una piastrina. Troveremo mai delle luci ancora in vita? Sarà meglio. Spostati. Ok, scavalchiamo e vediamo dove ci porta l'altra strada. Vedo già dei lampioni in lontananza, quindi promettono bene come strada giusta qua. Ehi, forza, guarda laggiù. Credo ci sia niente. Sì, sembra una via d'accesso. Lo so, Ellie. 2 secondi. Posso aprire il cancello, Ellie, scusa, un attimo. Scendo e vediamo il da farsi. Il cancello è bloccato, ragazzi, e non possiamo entrare, quindi cerchiamo di prendere qualcosa. Tiriamo fuori una pistola in caso, una via d'accesso secondaria. Andiamo un po'. Allora, di qua non si va. E qua c'è il nostro caro amico spazzatura. Allora, vediamo dove metterlo. Lo metteremo vicino per scavalcare, credo. Dove cazzo? Oh. Va bene, come vuoi tu, Joel. Ok, non era quello che avevo in mente, ma andrà bene. Neanch'io. Vedi, Joel, io e te ci capiamo. Siamo come fratelli, Joel, ci capiamo al volo. Si è incastrato. Come cazzo faccio a entrare? Almeno credo serva. Sì, devo salire sul camion, ovvio che serve. Il problema è che si è incastrato adesso. Come faccio? Proviamo a spingerlo dall'altra parte, vediamo se riusciamo. Questo qua non me lo fa prendere. Andiamo dall'altra parte. Scavalchiamo. Ok, prova di qua, Joel. Ce la fai? Sì, perfetto. Qua c'è Ellie. Dai, Ellie, dai. Ellie, Dio mio. Ti levi? Ellie! Dai! Scavalchiamo. Vediamo se c'è qualcosa.
Ok, siamo dentro. Dammi la mano, piccola. Fatta. Ok, ragazzi. Grazie. Vediamo qua cosa fare, ragazzi, adesso. Non c'è nessuno, perfetto, meglio così. Non dirmi che c'è ancora da esplorare. Altri attrezzi, perfetto. Ok, adesso esploro un po', ragazzi, ci vediamo dopo. Eccoci qua, ragazzi. Abbiamo appena finito di esplorare tutto. Mi sono fatto un po' di armi, perché se guardate qua in giro ho aperto tutto, ci sono un casino di porte, ragazzi, come vedete. E ho trovato, mi sono rifatto tutto l'inventario per capirci, e siamo carichi e pronti per andare su sulle queste scale che vi ho aspettato proprio voi, visto che giù non si può andare. Andiamo su e scopriamo insieme chi c'è sopra o cosa c'è sopra. Dai, lì c'è, ce l'ho. Va bene, vai là. Allora, vediamo dove andare. Qua non si può andare. Qua neanche. Ah, una porta. Ok. Bene, Joel. Va bene, come vuoi te. Un'altra bottiglia. Apriamo la porta. C'è qualcosa qua. Bottiglie, sempre bottiglie. Tutta robaccia che non serve a niente. Qua niente. Perfetto. Bottiglia. Qua zero, però apriamo sta porta, magari ci porta a qualche parte. Vediamo un po'. Comunque, se taglio quella parte che ho trovato tutti gli ingranaggi eccetera, è perché durava tipo 10 minuti, un quarto d'ora solo quella parte là, quindi solo di esplorazione, quindi credo a noi, ragazzi, quindi ho tagliato in caso, se no mi spiace se ve la troverete, insomma. Allora, dai, finiscono queste porte. Ok, proiettili. Altri ingranaggi. Non c'ho voglia di tornare indietro a rifarmi tutte le armi. Non ci sono corpi. È un buon segno, no? Se scopriamo dove sono andati. Ah, c'è un laboratorio. Merda. Ma che cazzo c'è qua? Non c'è nessuno. Nemmeno a me non segna niente, ragazzi. Vediamo un po'. Cosa c'è di qua? Un foglio. Cos'è? Un lastra. Ok. Lastra di un paziente infetto, va bene. Vediamo dove andare. Ok, qua c'è una porta. Oh cazzo. Fatto venire un colpo, ragazza. Ragazzo. Sei una scimmia. Sì. E non ci sono luci. Beh, magari nel frattempo si sono trasformati in scimmie. Sì, Ellie. LOL. Sicuramente sono trasformati in scimmie. Vabbè, fai l'audio anche. Saltiamo tutto, ragazzi. Cerchiamo di andare un po' avanti sulla storia, che qua è stata un po' priva di azione e c'è stata solo esplorazione. Quindi vediamo se troviamo qualcosa di esplorazione per oggi, ragazzi. Vediamo un po'. Qua c'è una porta. È bloccato. Ok, spingi. Spingi. Ok, un video, ragazzi. Oh cazzo. Se stai cercando le luci, hanno levato le tende. Ma davvero? Io sono morto. O lo sarò presto. Mi sono preso del tempo per riflettere. Ci sono stati anni in cui pensavo soltanto una cazzo di perdita di tempo. Andiamo. Stai cercando gli altri. Sono tutti tornati all'ospedale St. Mary di Salt Lake City. Li troverai là. Che tentano ancora di salvare il mondo. Buona fortuna.
Ok, sai ragazzi, dove si allora. Trova? Conosco la città. Ok, ragazzi, allora. Non è vicina, voglio dire, ma cavallo. Che c'è? Oh. Sono oh, che cazzo. Sta giù. Oh, cazzo. Oh, cazzo, chi è sto qua? Che diavolo? Non importa. So dove andare. Usciamo di qui. Ok, ragazzi, allora dobbiamo andare all'ospedale di St. Mary, ragazzi, ricordatevelo. Quindi adesso uccidiamo un po' di sti tizi. Che cazzo sono sti qua che osano spararmi? Ah, sei già qua. Vieni, 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 vieni. Oh, vaffanculo. Oh, Ellie, madonna, non sta a passare in mezzo. Oh. Oh, non me lo facevo attaccare, ragazzi. Una cosa incredibile. Cambiamo l'ascia con questa che è più nuova, diciamo. Porca vacca, ragazzi. Non me lo facevo proprio attaccare. È una cosa incredibile. Proprio mi uccide da solo. Cioè, mi uccide perché sto fermo. Boh, non so io. Oh, cazzo, altri tre. Con quello quattro. Ti prego, non vedermi. Ecco, mi ha già visto. Esce bitch, ragazzi. Grandissimo, Joel. Grandissimo. Un altro è là. Dai, fuori. Ok, esce bitch. Grandissimo. Grandissimo Nico Star 13. Continua così. Occhio. Occhio che sono qua. Occhio. Perfetto, esce bitch. Un altro. Questo qua no. Va bene, dai. Triple headshot. Va bene. 3 di 4, buona media. Altri ingranaggi. Va bene. Facciamoci un kit. Vediamo se ho altre. Usiamo questa, visto che devo ancora usarla. L'avrò usata 3 volte, sì, no? Vediamo se c'è qualcun altro. Allora, 1, 2. Dai, vieni dentro. Vieni. Vieni. No, cazzo, già qua. Cazzo. Occhio, occhio. Forse, forse non mi ha visto, ragazzi. Forse no. Grandissimo, esce bitch. One shot e one kill, ragazzi. Abbiamo fatto lo scherzone. Cazzo, dov'è? Dov'è? Ce l'ho dietro. Via, via, via da qua, Ellie. Perché ti metti in mezzo, madonna santa? Occhio. È di là. Vai, 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 vai. Grandissimo, Joel. Grandissimo, grandissimo. Ce ne sono altri? Spero di no. Tiriamoci fuori la pistola, non si sa mai. Scendiamo. Oh, ma vaffanculo. Che cazzo. Grandissimo Ellie, grandissimo. Che sono con l'ambizione. Oh cazzo. Via 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 via. Vaffanculo. Tieni gli occhi aperti! Forse è meglio curarci, ragazzi, che fra un colpo muoio. Prepariamoci col pompa. Anzi, lanciamo una bottiglia. E dopo gli andiamo addosso. Che cazzo, è riuscito anche a prendermi. Ma vaffanculo. Cerca di darti una regolata e non rompere i coglioni, eh. Apriamo sta porta. Dai che siamo al piano 2, ne mancano pochi. Oh cazzo. Oh cazzo. Via via via, spingilo. Spingilo. Dai, quadrato, quadrato, quadrato. Dai. Oh cazzo. No. No. No, dimmi. Non è vero. Non è vero. Ti prego, dimmi che non è vero, ragazzi. Ditemelo. Che cosa devo fare? Vaffanculo, esce bitch. Pezzo di merda che mi ha fatto male, cane. E adesso cosa facciamo, ragazzi? Ok, ora devi tirare. Ok. Ok, sei pronto?
Uno, due, tre. Tira! Aia, ragazzi. Raggiungi il cavallo. Ragazzi, che condizioni siamo? Non riusciamo neanche a camminare, neanche a correre. No, ti prego, dimmi che non gli succede niente a Joel. Come va? Sto bene. Ti prego, dimmi che puoi occuparti della finestra? Speriamo di sì, dai. Ok. Dai, cerca Joel di farcela, dai. Oh cazzo, non riesci neanche a stare in piedi. Ti vedo. Oh cazzo. Anche il fucile a pompa, sto qua. Ti prego. No, Joel, non abbandonarmi. Ellie, ti copro io. No. No. Fanculo. Stronzo. Ah, sì? Cazzo, l'ho mancato. Bandisci, ma Ellie. Porca vacca, ragazzi. No, ditemi che non gli succede niente. Mi sono affezionato a lui. Dobbiamo portarti fuori di qui. Dai, dai, Joel. Non stai perdi bene, Joel. Perdi un casino di sangue, Joel. Ti prego. Dai. Muoviti. Un attimo, Ellie, dai. So che ci tiene lui. Ma veloce. Io sto provando a correre, ma non va più veloce così. Ragazzi, in condizioni pietose. Stai andando bene. Continua così. Questa è l'uscita, credo. Sì, sì. Cavolo. Siamo quasi arrivati, ragazzi. No. Ti prego, puoi dimmi camminare? Che qualcuno. Sì. Dimmi allora che qualcuno cammina, ci salva. Ditemi che qualcuno ci salva. Avanti. Ecco l'uscita. Manca poco, forza. Dai, dai, Joel. Dietro di te. Cosa? Oh cazzo. No. 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 Bravo Ellie. Oh merda. Piccola stronza. Oh cazzo. Joel. Vieni, alzati. Metti il braccio attorno a me. Bene. Andiamo. Giuro che se ti tiro fuori di qui ti faccio cantare per me. Ti piacerebbe. Aspetta qui. Apro la porta. Va con calma. Avanti. Ci siamo. Ti prego, ditemi che ce la facciamo. Dai, ce l'abbiamo fatta. Per fortuna, ragazzi. Ditemi che adesso cerchiamo aiuto. Siamo al sicuro. Joel. Joel. Oh cazzo. Joel, dai. Alzati, alzati, alzati. Devi dirmi cosa fare. Forza, devi alzarti. Joel.
Non durerà a lungo. Oh cazzo, ragazzi. Cosa è successo a Joel? Qua c'è solo Ellie. Oh cavolo, ragazzi. Mi sa che Joel non ce l'ha fatta. Non lo so. Lo scopriremo nel prossimo episodio insieme, ragazzi, allora. Ma dov'è? Adesso salvo. E ci vediamo nel prossimo episodio, ragazzi. Davvero, scusate la voce, ma sono davvero senza parole. Le mie solite richieste. Un like, un commento. Di commentare il video e di iscrivervi al canale se avete ancora fatto. 10 like, prossimo episodio. Bella ragazzi, da Nico Startrici. Bella.